Porco. No, raga, ci stanno dei cani. No, raga, ci stanno dei cani. Oddio. No, scappa. Oddio, dove vado, mo? Mi stanno inseguendo, qua c'è un sentiero. Ah. No, vabbè, raga, paurissimo. Dai, che ero quasi arrivato. Ma ancora che mi insegue. Oh, no. Stavo morendo. Guarda quanto è ripido, si impenna tantissimo la moto. Ecco, dai che ce la possiamo fare. Signori, questa è la mia prima vetta con la Taraglia. Sono in cima alla mia montagna preferita con la moto. Cioè, se non fosse, raga, per la Taraglia, io tutto questo non lo vivevo. E noi dovremmo scendere per di lì. Porco due. Me coglioni. Vabbè, dai, ce la dovremmo far tornare a casa. Let's go. Ecco qua che iniziano a fischiettare i freni. Un concerto di archi, eh. Qua il freno motore, diciamo che era abbastanza fondamentale, devo dire. Wow, visto che sti freni ci campano, cercherò di fare qualche sosta ogni tanto, così non li surriscaldiamo. Mamma, guardate qui che figo. Ma dobbiamo trovare il modo di passare qua. Mamma mia, bellissimo. Che spettacolo, cazzo. Aiuto. Ok, non sembrano le pendenze ovviamente a scendere, però vedi, da qua già si capisce un po' di più. Siamo scesi un secondo e già guardate quanta strada abbiamo fatto, quanto dislivello. Purtroppo però sì, non rende giustizia a questi posti. Ok, let's go. Poi è tutto molto pietroso, come si può notare. Attenzione. Forse ho scelto la via sbagliata, mi sa. Meglio passare da sotto l'albero. Wow. Ok, ho famina, non ho fatto né colazione né ho pranzato e mo sono tipo le due. Mi sta iniziando a venire famina. Downhill. Ok, qua è un po' più libera la discesa. Forse qualcuno se l'è fatto con qualche e-bike, mi sa. Che vedo i segni a terra. Ok, siamo attenti a dove mettiamo le ruote. Guardate quanto è pendente, figo. Allora, devo un attimo ingarrare in modo vero il sentiero. È libero, sì, però una certa compare il sentiero. Che mi sembra che era qua, forse. Si passava per sotto questi alberi, non ricordo. No, forse era più giù. Qua è una bella pietraia, anche in discesa, ecco. Vedete, questi qui, questi sassi impiegati uno sopra l'altro sono altra segnaletica CAI. Attenzione, troppo tiro. Ah, ok, si poteva pure andare per di lì. Vedete, là compare un altro sentiero. Sì, diciamo che qua è un po' interpretazione. Ule, che sasso. Un po' interpretazione, comunque, stavo dicendo. Ok. Bello. Wow, che pietre. Attenzione. Guardate qua dove si passa. Aia. Ok. Mamma come slitta. Va bene. Attenzione qua al canale. Ho visto il video di Paolo di Scarburati senza meta, dove resta a piedi con la Taraglia nel bosco a causa del fatto che ha schiacciato il sensore del cavalletto. Però giustamente è impazzito prima di capire che fosse quello. È un terrore, mo, quindi, di schiacciarlo pure io quando affronto sassi e robe simili. Ma qua ci sono parecchi segni. Penso che sia salito, sì, paradossalmente è un altro enduro. Oppure delle bike. Porco dio. No, raga, ci stanno dei cani. No, raga, ci stanno dei cani. Oddio. No, scappa. Oddio, dove vado, mo? Mi stanno inseguendo, qua c'è un sentiero. Mannaccia, Dio. Ah. Che cazzo di squeto. Dai, che ero quasi arrivato. Ma ancora che mi insegue.
Oh no. No vabbè raga, paurissima. Come faccio? Che mi ha smesso di inseguire. Oddio, mi sono cagato addosso raga. Mi sono veramente cagato addosso. Non avevo dato la corsa. Non sapevo ci fossero dei cani su sta montagna. L'ho fatto un sacco di volte e non li avevo mai incontrati. E mamma non so dove sto andando. Oddio, che paura. Senti qua come mi batte il cuore. E che faccio? Ma continuo per di qui. Maledetti. Ah, che palle. Io ma come cazzo faccio? Non so qua dov'è. Sto sentiero non ho mai fatto, raga. Non ho idea di dove sto andando. Porco due, mi hanno proprio dato la corsa di brutto. Vabbè, ma solo questo sentiero c'è, quindi seguo questo sperando che, non lo so, mi porta da qualche parte. Mamma, quanto mi sono cagato addosso. Oddio, ma io come ci passo? Come sotto? Aiuto! Ma come cazzo ci passo qua? Ma come ci sono passato qua? Mamma, ma pure quando ho trovato quel tronco là davanti, vi giuro non so come cazzo l'ho saltato, l'ho investito proprio di prepotenza, perché mi stavo cacando addosso. Mamma mia, che paura. E mamma, dove cazzo vado, raga? No, ma io qua non lo conosco qui. Madonna, no, non ci voleva proprio questa. Fammi vedere all'applicazione. Come cazzo faccio, mo, raga? Ti prego, prendi telefono. Vi giuro che era l'ultima cosa che mi aspettavo su sta montagna. Dio, che cazzo, non prende. No, oddio raga, la fine. Ma come faccio, mo? Cazzo, non ho proprio idea di dove sto. Spero solo che sbuca. Ui, qualche parte che conosco. Vabbè, quelle due strade sono di solito sto monte. Questo penso sia una scorciatoia per tagliare senza passare per la vetta, spero. Ok, forse ho capito che versante è. Minchia, che salita mo che c'è. Vai. Dove cazzo vado io mo qua? Proviamo ad andare sopra. Porco zio. Ma qua c'è un sasso gigante. No, ma io qua dove sto salendo, raga? No, questo non ci voleva. No, raga, devi prendere il telefono. Almeno che capisco dove sto andando. Ok, forse prende. Siamo quasi sulla cresta qui. E che minchia faccio, mo? Io qua dove passo? Che pensavo che il peggio fosse passato. Calma e sangue freddo. Forse da giù è più semplice passare. Cioè io ero arrivato lì, raga, porco. Ve lo giuro, ero arrivato. C'era la strada poi là sotto. Oddio, questa è la cresta. Porca madonna, scuola. Ho capito dove siamo. Allora, forse da lì è dove siamo sbucati prima, sì. Mamma mia, sti cani di merda. Mi perseguitano veramente. Oh, fino a mo' tre giri, tre volte ho incontrato cani. Ma vedi te, questa è stata la volta più brutta, devo ammettere. Allora, io da qua dovrei essere uscito. Non lo so, Rick, non penso. Forse da qui. Allora, qua c'è il sentiero. Lo seguiamo, dai. Ma che c'è passato qui? Guarda quanto è grosso. Ok, raga, siamo sul sentiero principale. Ma sono troppo curioso, che cazzo è passato qua? Ma dobbiamo solo in teoria farci la strada ritrosa, sperando di non incontrare di nuovo i cani. Mamma che squeto però. Ma mo tra poco ci sta la pietraia a scendere. Vabbè, là era quasi finito. Hanno fatto fare un bel tratto in più di enduro. Ma gli dico quasi grazie ai cani, guarda. Guarda che pietraia. Vaglia, non l'avevo visto. In faccia proprio. Ho troppa paura dei cani, ve lo giuro. Ma che tengo io? Un ramo appeso nella moto. Ma no, ma che cazzo è qua? Ma tengo veramente un ramo incastrato. Oddio, guarda qua. Fuck out of here. Mamma mia, due cazzo di maremmani che ti danno la corsa, ve lo giuro che non è per niente piacevole. Figurati se poteva andare tutto liscio, era un miracolo. Io ancora non ci credo come sono scappato da quei cazzo di cani. Quando ho visto quel ramo gigante lì, ho proprio detto ma col cazzo che mi faccio sbranare per te. Sono andato a cazzo durissimo, sperando di riuscire a passarlo. Capi, sembrava scriptato. I cani, bello e buono, mega frenesia. Io vi giuro che non ci ho visto più, ho detto vabbè, sono morto, ecco qua. Poi ho tirato dritto per dritto il ramo in faccia. Ma che cazzo è Final Destination? Ma no, che paura, che era sto uccello, mi ha fatto cacare di sopra. Mi è venuto un mal di pancia, non so se per la Monster o per lo stress, te lo giuro. Devo portare un paio di salsicce, gliele devo lanciare la prossima volta. Tipo salsicce balistiche, me le metto nel borsello, un mo' di granate le lancio. Madonna mia, sto tratto. Aiuto, che ansia, mamma mia. Forse dovremmo esserci quasi. Attenzione a questo tratto, paradossalmente è quello più difficile.
Ecco, lo mismo che arrivo. Vedete, io da qua dovevo sbucare. Sta strada prosegue un sacco dritto. Cioè, ero arrivato praticamente. Poi mi dovevo fare questa in discesa. Incredibile che siamo sopravvissuti. Cioè, all'inizio ho sentito prima abbaiare, poi li ho visti. Ti giuro, ho fatto tipo Mariello prova pappa. Mamma mia, che paura! Ho visto anche lei! Ma i sensory reaction to this. Devo cambiarsi i freni assolutamente. Che poi li ho comprati pure. Ma ho sbagliato a comprare. E il connettore non andava bene. Sì, sì, i freni comunque li cuocio senza freno motore. Guarda qua. Cioè, stanno proprio a batta la fiacca. Signori, siamo sopravvissuti. Incredibile, abbiamo il 48% di batteria, ma è quasi, quasi tutta discesa. Ce la dovremmo fare tranquillamente. Però siamo tipo a 20 km da casa, una roba simile. Eccolo là, il cane. Ma mi sa che questo è un altro. Che cazzo vuoi? Tu sembri quasi buono, sembri. Quasi quasi faccio una coccola. Vabbè, fino a mo' abbiamo fatto pochi chilometri, tipo 25, credo. Però è il dislivello che è importante. Perché 25 in piano se li fa senza problemi. Il problema è se ci stanno 1000 metri di dislivello, magari lì diventa un po' più faticoso. È troppo bella la impennasta moto, raga, veramente è perfetta. Se avete 14 anni prendetevi questa, assolutamente. È la cosa più divertente che chi abbia mai provato. Ha avuto anche un HM50, elaborato pure, bla bla bla. Ma nulla in confronto alle possibilità e al divertimento che dà questa. L'unico problema è l'autonomia, ma vi dà la possibilità di farvi il fuoristrada. È difficile farlo con un cinquantino normale per ingombri, peso e potenza poi, che è pochissimo. Questa è leggerissima, veramente è bellissima sta moto. Vabbè, voglio usarla ancora un po' e più là fare una recensione a lungo termine per dirvi cosa ne penso. Anzi, scrivetelo se vi potrebbe far piacere un video del genere. Mi fermo un attimo qua a gonfiare le gomme, anche perché tengo sto camion dietro, non volevo morire. Ah, che esperienza, mamma mia. Abbastanza da cagarsi addosso, guarda. Vedete cosa è importante dell'elettrico? Prima uno dice ho fatto 25 km con metà della batteria. Però vi dico di stare attenti al dislivello, perché ad esempio ora ne abbiamo fatti altri 10 e siamo al 48% ancora. Era sceso al 47 e poi è risalito al 48 perché ho notato che ci sta la frenata rigenerativa. Però è bassissimo, quindi figuratevi, magari mettendolo un po' più potente si dovrebbe riuscire a ricaricare discretamente, dai. Cioè per strada ad esempio così è sufficiente. Se fosse un pelo più forte poi me lo posso regolare qua in base alla discesa, perché vedete adesso sta frenando un pochino lei. Però nelle discesone tipo sul Monte Monna lì non c'è, cioè, come non avercelo proprio. Cioè la moto va dritta, non se ne frega niente proprio. Pennatina. Oddio, ma quanto cazzo la sei? Oddio! Ma che cazzo di impennata! Ma poi era pure col ginocchio sulla sella, che io in realtà non la so fare, l'ho provata un po' a cazzo. Mamma mia, è facilissima la impennata moto, che bella! Spettacolo! Spettacolo! Bellissimo, troppo divertente sta moto. Ma se volete una serie dove impariamo ad impennare per bene, fare qualche tricchettino magari, scrivetemelo pure nei commenti che ve la porto molto volentieri. Oh, che paura, bro, mi hai fatto cacare addosso. Proviamone una normale. Oh no, stavo andando storto. Ma quella di prima è stata atomica, raga. Non sapevo di saper impennare così bene. Ma che cazzo? Ma attraverso un po' più velocemente, a momenti ti tiravo sotto. Ma abbiamo fatto altri 7 km, stiamo al 40%. Mi stavo un po' boccando verso la fine. Facciamo troppe cazzoni perché a me serve la batteria, devo tornare a casa. Damn. Ormai sono uno stuntman qua.
sto trovando sempre di più il punto di equilibrio. Ma ok che queste sono in salita, quindi ti agevolano molto, però veramente ci vado tanto tanto vicino. Bellissimo, cioè la sento proprio che potrei quasi andare in manual. E non mi sto proprio allenando, cioè le ho fatte queste cazzo di cane ora. Figurati, fatte bene. Comunque raga, il video finisce qui. Mi raccomando, fatemi sapere se volete un video dove impariamo ad impennare. Devo trovare un attimo uno spot, ok, che non fa rumore, però sai, è pur sempre targata, quindi c'ho il sequestro se mi beccano. Andiamo in qualche strada chiusa al traffico magari. Se vi stanno piacendo questi contenuti col talarione, fatevi sentire nei commentini qua sotto. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, dove pubblico tutte le storie, le foto con lei. E poi trovate tutti quanti i link giù nella descrizione. Vabbè, già sapete, a parte i nuovi, che li invito ad iscriversi al canale. Grazie mille per la visione, ci vediamo domenica prossima con il prossimo giro.